e il puntero è già stato gettato nella mischia ed è andato anche in gol. Gioia negatagli dalla terna arbitrale. Contro il Campobasso, il Vasto Girardi ha fatto esordire l'ultimo acquisto messo a segno dal DS Giorgio Marinucci Palermo. Si tratta del centravanti Federico Samuel Migno, professione bomber, nazionalità argentina, ex club universitario de Sacre, Racing de Olavarria e Studiantes, e in Italia ex Igea Virtus nella passata stagione. Con pochi allenamenti nelle gambe, Farina ha deciso di gettarlo nella mischia per rinforzare l'attacco di Petrone squalificato. Migno si integra bene con lo stesso Petrone, ma anche con Chiere Mateng. Subito dopo il derby, il rompete le righe concesso dal club, squadra e staff in vacanza per qualche giorno. La ripresa di allenamenti è fissata per il 27 pomeriggio nel quartier generale di Fornelli. Nella prima del 2020 Farina e soci se la vedranno con la prima della classe San Nicolò, senza pedine importanti. Non bisogna perdere l'equilibrio, le parole del tecnico dei gialloblu intervistato nel post derby da Franco Presutti. Mister, oggi i risultati un po' così, sconfitto il Notaresco, insomma un girone tutto da seguire nella seconda parte. No, ma io, come già ho detto nella tua trasmissione, questo è un campionato in cui tutte le partite può succedere di tutto, cioè campionato equilibrato, bisogna solo stare tranquilli e non perdere mai l'equilibrio, perché qua fino alla fine ne vedremo delle belle. Oggi la sconfitta del Notaresco è una sconfitta importante, io mi auguravo che capitasse contro di me domenica prossima quando riprenderai il campionato, però domenica prossima dovrò rinunciare a Chiere Mateng e Ruggeri, che saranno tutti e due squalificati, quindi sarà un altro bel rebus da sciogliere, insomma.